Nato in America, il sommergibile utilitario per viaggetti negli abissi. È un monoposto con i suoi timoni di immersione e di rotta. L'elica è azionata a pedali. Ha una forma un po' di sarcofago. Chi preferisce un correre più fluido scelga il mariciclo, anch'esso a pedali. Nei futuri calendari sportivi vedremo forse un giro del Tirreno o magari dell'Atlantico a tappe. Ma i pesci non sono tifosi di simili gare e si preparano con questi aculei ad impedire i rifornimenti dei corridori. L'uomo ha il naso per respirare nell'aria, i pesci le branchie per respirare nell'acqua. Ma non c'è pace per i pesci. L'uomo si trasporta qua giù le sue provviste d'aria per venire anche qui a fare il picanaso. Anche questa è arrivata in bicicletta. Accade a Silver Springs, in Florida. Non domandate come facciano a vivere qua giù. È un mistero femminile. Prodigano sorrisi ma risparmiano il fiato, muovendosi al rallentatore come su segrete musiche del profondo. Mirabili nel grembo dell'acqua i campi da golf. Nessuno in terra ha tante buche. Si tratta, pare, di una sfilata di mode per ondine e sirene di temperamento sportivo. Strano a dirsi, ma questo è un mondo straordinariamente leale. Impossibile qui tirare frecciate sott'acqua. Tutte le frecce vengono a casa.